Benvenuti a tutti sul canale. Oggi abbiamo fresche novità sul mercato dei trasferimenti della Lazio, che continua a muoversi alla ricerca di giovani promesse per rafforzare la rosa. La finestra di trasferimento potrebbe essere chiusa per il momento, ma questo non impedisce che i retroscena del calcio continuino a scaldarsi. E quando la Lazio entra in azione, i tifosi lo sanno già, c'è sempre da aspettarsi qualcosa di grande. Il club sta monitorando un talento promettente, un vero e proprio campione che sta attirando l'attenzione non solo nel suo paese d'origine, ma anche nei principali campionati europei. Un giovane calciatore pieno di potenziale, che potrebbe dare una grande spinta alla nostra squadra e portare l'energia di cui abbiamo bisogno per affrontare le grandi sfide della stagione. Recentemente, il nome di Gustavo Sá, un giovane e talentuoso giocatore portoghese, ha iniziato a emergere tra le speculazioni di mercato che coinvolgono la Lazio. L'informazione è stata divulgata dal giornalista Nicolò Schira, il quale ha affermato che la Lazio ha puntato gli occhi su questo prodigio, nato nel 2004 e attualmente in forza al Famalicão, in Portogallo. Ma chi è Gustavo Sá? Come si adatterebbe al sistema tattico di Marco Baroni? E quali sono le reali possibilità che questo trasferimento si concretizzi? Nel video di oggi, esploreremo tutti questi dettagli e molto altro su questo potenziale trasferimento, che promette di animare i prossimi mesi di mercato. Per prima cosa, cerchiamo di capire meglio chi è Gustavo Sá. Nato nel 2004, è ancora molto giovane, ma ha già accumulato una notevole esperienza nel calcio portoghese. Attualmente, veste la maglia del Famalicão, un club che si è distinto negli ultimi anni per aver sfornato ottimi talenti destinati al calcio europeo. Gustavo non è semplicemente un calciatore nella media per la sua età. È diventato una pedina importante della nazionale portoghese Under 21, una squadra che storicamente ha rivelato grandi talenti al panorama mondiale. La sua presenza nella selezione Under 21 dimostra già che è un atleta di spicco, con un potenziale per volare ancora più in alto. Gustavo Sá gioca principalmente come trequartista, una posizione strategica nel calcio moderno. È un giocatore creativo, con un'ottima visione di gioco, una qualità che manca a molte squadre oggi. La sua capacità di creare occasioni, servire i suoi compagni con passaggi precisi e anche di finalizzare con qualità lo rendono un giocatore molto interessante. Nel sistema tattico del Famalicão, ricopre questo ruolo con grande libertà, giocando sia al centro che sulle fasce, sempre cercando di mettere in difficoltà le difese avversarie. Quando parliamo del suo adattamento alla Lazio, il primo punto da considerare è il sistema tattico di Marco Baroni. Conosciuto per il suo stile offensivo e per le sue elevate richieste tattiche, utilizza un 4-2-3-1 che dipende molto dai giocatori creativi nel reparto offensivo. Ed è proprio qui che Gustavo Sá si inserisce perfettamente. Al Famalicão, già ricopre un ruolo simile, il che faciliterebbe la sua integrazione nello stile di gioco della Lazio. Potrebbe occupare il ruolo di trequartista centrale, aiutando nella costruzione del gioco offensivo, o persino giocare sulle fasce, sfruttando la sua velocità e la capacità di dribbling. Questa versatilità rende Gustavo Sá un giocatore molto interessante per Baroni. Inoltre, è importante sottolineare che Gustavo Sá non è solo un creatore di gioco. Ha anche un'ottima lettura del gioco e un movimento senza palla che mette in difficoltà le difese avversarie. È un calciatore intelligente, che sa posizionarsi nel modo giusto per ricevere la palla e creare pericoli. In molte occasioni lo vediamo entrare in area come elemento sorpresa, aumentando ulteriormente le sue possibilità di segnare. Per una squadra come la Lazio, che dipende dalle transizioni rapide e dall'efficienza offensiva, Gustavo sarebbe un rinforzo prezioso. Ma cosa rende possibile questa trattativa? Negli ultimi anni, il mercato della Lazio è stato piuttosto cauto. Il club preferisce non fare grandi investimenti, ma cerca di puntare su acquisti strategici che possano portare un ritorno sportivo e finanziario a lungo termine. Gustavo Sá, con i suoi 20 anni e il suo potenziale di crescita, si adatta perfettamente a questo profilo. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una cifra considerata accessibile, soprattutto se paragonata ad altri giovani talenti del calcio europeo. Tuttavia, questa trattativa potrebbe non essere così semplice. Altri club europei, sempre attenti al mercato dei giovani, potrebbero interessarsi a Gustavo, il che potrebbe far salire il prezzo del giocatore.
Un'altra questione importante riguarda l'impatto che l'arrivo di Gustavo Sa avrebbe sulla rosa attuale della Lazio. La squadra conta già su giocatori consolidati a centrocampo, come Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, due dei nomi principali della formazione. Come integrerebbe Baroni Gustavo Sa in questa squadra? È probabile che il giovane portoghese arriverebbe come opzione di rotazione inizialmente, guadagnando minuti poco a poco e adattandosi al calcio italiano. Questa transizione potrebbe avvenire in modo graduale, permettendo a Gustavo di abituarsi al ritmo e alle esigenze della Serie A, uno dei campionati più tattici e impegnativi del mondo. La giovinezza di Gustavo Sa è un altro punto a favore. Con solo 20 anni, ha molto tempo per svilupparsi e raggiungere il suo massimo potenziale. La Lazio ha una tradizione nel dare spazio ai giovani giocatori e nell'aiutarli a crescere, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Se la trattativa andasse in porto, Gustavo troverebbe un ambiente favorevole al suo sviluppo, con l'opportunità di imparare da giocatori più esperti e da un allenatore che valorizza il calcio offensivo e creativo. E quali sarebbero le aspettative dei tifosi con questo possibile acquisto? L'arrivo di un giovane talento come Gustavo Sa genera sempre entusiasmo. I tifosi della Lazio sono abituati a vedere il club investire in giovani promesse, come è stato il caso di Felipe Anderson in passato, e sperano che Gustavo possa seguire lo stesso percorso. Tuttavia, c'è anche una certa cautela. Il calcio italiano può rappresentare una sfida per i giocatori che arrivano dall'estero, specialmente per i più giovani, e l'adattamento non è sempre semplice. I tifosi saranno sicuramente attenti a ogni passo della trattativa, aspettando con ansia di vedere se il giovane portoghese indosserà la maglia della Lazio. Infine, è importante ricordare che il calcio europeo è sempre più competitivo, e le finestre di trasferimento sono momenti cruciali per i club che vogliono rinforzarsi e prepararsi per le sfide della stagione. La Lazio, che lotta sempre per un posto nelle competizioni europee e cerca di mantenersi tra i principali club d'Italia, ha bisogno di rinforzi che possano portare risultati a breve e lungo termine. Gustavo Sa si inserisce in questo profilo, essendo una scommessa per il futuro che potrebbe iniziare a dare frutti già in questa stagione. L'interesse della Lazio per Gustavo Sa è un riflesso della strategia del club di investire in giovani talenti, cercando un equilibrio tra rinforzi immediati e investimenti a lungo termine. Con la sua abilità tecnica, intelligenza tattica e potenziale di crescita, Gustavo potrebbe diventare un nome importante nella rosa di Marco Baroni, contribuendo sia nella creazione di gioco che nella fase realizzativa delle partite. Tuttavia, come ogni trattativa, ci sono delle sfide da superare, specialmente per quanto riguarda la concorrenza di altri club e il prezzo del trasferimento. Nei prossimi mesi, sarà interessante seguire l'evoluzione di questa storia e vedere se la Lazio riuscirà a chiudere l'affare, assicurandosi uno dei giovani più promettenti del calcio portoghese. Se l'acquisto di Gustavo Sa si concretizzasse, la Lazio potrebbe compiere uno dei movimenti più strategici del mercato, garantendosi un giocatore che non solo ha un presente brillante, ma anche un futuro promettente. Per i tifosi, resta l'attesa e la speranza che il club continui a investire con intelligenza, mantenendosi competitivo sia in Serie A che nelle competizioni europee.